Atleta dello sci di fondo italiano, di Gressonei, ha 29 anni, ha preso parte a 3 Olimpiadi, l'ultima nel febbraio di quest'anno in Cina, medaglia di bronzo ai campionati mondiali del 2019, 15 titoli nazionali assoluti, 12 podi in Coppa del Mondo e 2 vittorie in Coppa del Mondo. È un atleta dei gruppi sportivi dell'esercito e si sta allenando anche quest'anno per fare la stagione di Coppa del Mondo 2022-2023. Quindi ancora una volta gli do il benvenuto, lui farà partire un video dove si capisce un po' cosa fanno gli atleti che fanno sci di fondo per chi ancora non lo sapesse, atleti ovviamente di altissimo livello come lui, e quindi Francesco, grazie mille, buonasera a tutti, è un piacere essere qua con voi, in questa veste un po' diversa da solita, perché solito sono solo atleta, invece quest'oggi sono anche un appassionato di stelle, un astrofilo, autodidatta, quindi è la prima volta che veramente parlo di questa mia passione in pubblico, perché diciamo che a Gressonei, dove abito, questo piccolo paese della Valle d'Aosta, non ci sono dei circoli di appassionati, e quindi la passione è nata così pian piano e ho fatto tutto da solo, che è aiutato ovviamente dai video di YouTube e niente, adesso questa è il mio racconto di come sono diventato un appassionato di fotografia astronomica. Prima di tutto volevo farvi sapere e farvi conoscere che cosa faccio in Coppa del Mondo. Facciamo delle gare di sci di fondo ovviamente, e lo sci di fondo, come vedrete nel video, si compone di 2 tecniche. E le gare si differenziano in base alla distanza e al metodo di partenza, e adesso durante il video comunque vi spiegherò qualcosa. Purtroppo non siamo riusciti a collegare l'audio, ma farò una telecronaca. Diciamo che lo sci di fondo, come dicevo, si compone di 2 tecniche, questa qua con i sci paralleli in cui si scia dentro i binari è la tecnica classica, mentre quella in cui si pattina si chiama tecnica libera o appunto tecnica di pattinaggio. E come dicevo, ci sono diverse gare con diversi metodi di partenza, c'è quella individuale in cui si corre ognuno contro il tempo con una partenza di intervalli, mentre quelle a partenza in linea si parte insieme e vince chi taglia per primo la linea del traguardo. Ci sono anche delle gare più corte, si chiamano sprint, in cui si fanno una qualifica e poi delle batterie, e per arrivare alla finale si devono passare i turni, e poi solo in finale si decide chi ha vinto. E in più ci sono anche delle gare più lunghe, le gare di solito vanno dai 10 ai 15 km, ma esistono anche delle gare di 30 e di 50 km, non sono molto frequenti, sono come una maratona, quindi ce ne sono poche durante l'anno, però ci sono, e sono delle gare molto dure e molto impegnative, però diciamo che anche questa è una passione che coltivo da quando ero piccolo. Ho iniziato a sciare a 3 anni a Gressonei, prima con lo sci alpino, poi sono passato allo sci nordico, e questa passione pian piano si è trasformata in un lavoro, e in questo momento io mi alleno, e grazie al Centro Sportivo Esercito posso considerare questo il mio lavoro, e per questo ogni anno la preparazione inizia da marzo, la preparazione inizia da maggio e finisce a marzo con le ultime gare. Adesso la stagione di Coppa del Mondo è alle porte, saremo alla prima gara l'ultimo weekend di novembre in Finlandia, e comunque tutta la
l'estate che ci alleniamo ogni 3 settimane, di raduno ne facciamo una casa, quindi siamo riusciti a combinare questa serata con Alberto con un po' di difficoltà perché dovevamo far coincidere le due disponibilità, ma ce l'abbiamo fatta, quindi grazie. Un grazie speciale. Grazie a te. Grazie. Allora, oltre ad essere atleta, io assieme a mia sorella ho sempre condiviso una passione per la fotografia e per la montagna, ed è per questo che abbiamo intrapreso diversi viaggi e anche delle spedizioni, tra virgolette, per fare delle fotografie un po' diverse dal solito, e è anche per questo che nel 2020, 2 anni fa, abbiamo deciso di aprire un sito web che si chiama fsphotography.it, ed è una raccolta, ci sono delle gallerie in base a delle categorie che sono la montagna, il viaggio o appunto l'astrofotografia, per cui io ho sempre avuto un'inclinazione, perché anche prima di fare foto del cielo profondo ho sempre apprezzato molto l'utilizzo della fotocamera durante la notte, durante le ore di buio, perché è quello che ti permette di cogliere dettagli, sfumature e colori che l'occhio nudo non riesce a vedere. Quindi questo è sempre stato una mia inclinazione e sempre anche questa è una passione che ho sempre avuto dentro. In più, durante il lockdown, come diceva prima il presidente, questa passione si è trasformata in qualcosa di più. Io mi trovavo alle ultime gare di Coppa del Mondo, era fine marzo, si prospettava il Covid, che iniziava ad essere un problema molto grave, si prospettava un lockdown, e a quel punto, visto che non si poteva neanche uscire di casa per fare allenamento, mi sono detto: ma cosa faccio adesso in queste giornate lunghe che non posso neanche uscire di casa? Perché di solito aprile è il mese in cui sei più libero, puoi fare una vacanza o puoi fare quello che ti piace di più, perché per tutto il resto dell'anno, da maggio in poi, ogni giorno c'è l'allenamento, quella è la priorità. Quindi aprile è il mese in cui di solito noi siamo più liberi, ma in quel momento c'è l'occhio in montagna. Sì, e quindi sono capitato su questo canale YouTube, un canale di un ragazzo canadese, di abbastanza giovane, e lui mostrava che con un telescopio amatoriale, una macchina fotografica, era possibile cogliere e scattare delle fotografie incredibili del cielo profondo, e non solo a grand'angolo, ma proprio con un telescopio andare a cercare gli oggetti veramente molto più esotici, molto più distanti. È così che ho deciso di provarci. Mi sono comprato un'attrezzatura di seconda mano, era il primo tentativo, e come dicevo, Gressonei sono l'unico, quindi non ho nessun supporto. Poi soprattutto durante il lockdown non c'erano molti contatti, quindi ho comprato una montatura equatoriale, un telescopio e una fotocamera astronomica, e mi sono lanciato in questa nuova avventura, e devo dire che non è stato, diciamo che ho comprato una montatura di seconda mano perché avevo visto che questo ragazzo canadese dal Canada riusciva a fare delle belle foto, ma io da Gressonei non ero proprio sicuro che sarei riuscito ad ottenere gli stessi risultati, quindi ho fatto un piccolo passo e diciamo che nella prima notte di osservazioni da casa tua? Da casa mia, sì, questo è il mio orto. Praticamente ho puntato la montatura equatoriale, deve allinearla, è un po' complicato, e soprattutto la galassia a cui volevo fare la foto, che è la galassia Girandola,
che si vede bene proprio in primavera, era ed è molto piccola nel cielo. Non ero decisamente sicuro di poter individuare il primo colpo, invece avevo fatto tutto bene, perché questa è la prima notte di osservazioni, questa è veramente la prima foto che ho scattato, ed è la foto dello schermo del computer fatta col cellulare, e quando ho visto che è apparsa la galassia ero contentissimo, ed è stata un'emozione veramente grande, perché avevo fatto tutto da solo e non ero decisamente sicuro che avessi fatto tutto giusto. Questa invece è l'immagine finale, quella poi ripresa dal file del computer. Così ho deciso che, visto che le attrezzature sono molto pesanti e comunque avevo visto che era possibile fare delle belle foto regressionali, ho deciso assieme a mio zio Pioppino, che è qua in sala, di costruire un piccolo osservatorio, che in realtà è una casetta di legno col tetto mobile su rotaia, e l'abbiamo costruito insieme, e questo mi permette di lasciare tutta l'attrezzatura montata, già puntata verso il Polo Nord Celeste, per poter intraprendere le sessioni fotografiche anche da remoto, visto che sono tanto, la maggior parte del tempo sono fuori casa. Quindi posso collegarmi quando sono in raduno anche dalla Finlandia, dalla Norvegia, e scattare le foto durante la notte e poi ricevere i file ed elaborarli il giorno dopo. Infatti diciamo che l'astrofotografia è composta da due grandi parti: la parte sul campo, dove è anche quella più importante, dove si crea il materiale su cui si lavorerà in seguito attraverso software specifici, che praticamente mettono insieme più foto per cercare di ridurre il rumore e aumentare il segnale, visto che il segnale di questi oggetti del cielo profondo è veramente molto debole, e mettendo insieme più foto per la media esce un segnale rafforzato, che poi è poi quello che si vede poi nei risultati finali. E queste sono le prime immagini che ho durante il primo anno che ho fotografato. Col primo telescopio? Questo è il primo. Questo è il primo setup, quello che è di seconda mano, che avevamo visto prima. Ci sono varie... Ho fotografato sia galassie che nebulose e anche la Luna, ed ero molto, molto soddisfatto dei risultati. E quindi io ho deciso a quel punto di passare a un'attrezzatura decisamente di un altro livello. Ho fatto anche un investimento, però è una passione che mi piace, che ho dentro, e quindi sono stato contento di poter comprare questo telescopio, che è uno dei migliori a cui un appassionato può ammirare. E con una montatura equatoriale nuova, e tutto questo pesa più di 50 kg, quindi non è difficilmente difficile portare in giro, però grazie al nostro osservatorio apribile da remoto lo posso utilizzare tutte le sere quando il tempo è bello, ovviamente. E come dicevamo, lo posso fare anche da remoto. Questa è una piccola illustrazione che ha fatto Valerio Zuffi, che purtroppo questa sera non è potuto essere presente, ma si è raccomandato che... E diciamo che sì, in realtà non ci penso mentre scio, però... Magari dopo, e comunque è una bella distrazione, un hobby che puoi coltivare anche quando sei veramente lontano da casa, e ti permette di distrarti un attimo, magari dallo sci di fondo degli allenamenti, che quando sei raduno sono tutti i giorni il tema principale della giornata. Quindi quando arrivi la sera e vedi che il cielo a casa è sereno, dici: ah, questa sera posso programmare il
telescopio, puntarlo e fare una sessione di fotografica. Ovviamente non sto sveglio tutta la notte, lo programmo, lui lo punto, lo faccio partire, vedo che vada tutto bene e poi lui va avanti per tutta la notte a fare foto. Il giorno dopo, quando mi sveglio, io intanto ho ricevuto il materiale e poi faccio chiudere il tetto dell'osservatorio e lui viene a dormire. Anche perché spesso ad allenarvi siete in posti, non in grosse città, intendiamo. No, no, siamo sempre... Non è che dopo l'allenamento puoi uscire, andare a vedere un museo, per dire. No, no, allora la giornata tipo in un raduno non prevede quasi niente, nessun tempo libero, perché ci si sveglia al mattino, si fa colazione, poi c'è l'allenamento che dura da 2-3 ore, poi c'è pranzo, poi sei stanco, quindi fai dormire per riposino pomeridiano. Poi ti svegli, fai il secondo allenamento, poi hai giusto quel tempo di fare un massaggio o comunque fare un po' di stretching, quello che ti serve, e poi è arrivata l'ora di cena e sì, è questo dopo cena che è un po' di tempo libero, però il sonno arriva, c'è stato un riposino pomeridiano, quindi c'è fino alle 10 comunque tempo di fare qualcosa, ma generalmente non usciamo dall'albergo perché non c'è tanto da fare nei posti in cui siamo, e poi comunque il giorno dopo c'è di nuovo allenamento, quindi devi essere pronto. E questo è un buon compromesso per distrarsi un attimo, essendo sempre in camera o nell'albergo. Comunque anche quando fai dei giochi di società che facciamo ogni tanto, c'è anche il tempo giusto dopo di programmare il telescopio appena prima di andare a dormire. Ecco, questa è una delle prime foto che ho fatto con il nuovo setup. Sì, il nuovo telescopio è un bel telescopio, si tratta di un Celestron C14 HD, vuol dire che ha un diametro di 350 mm, è già abbastanza grande per essere un telescopio amatoriale, e ovviamente ti permette di vedere molto meglio, catturare meglio la luce, e anche la telecamera nuova che ho preso è una camera astronomica dedicata, vuol dire che riesce a registrare tutto lo spettro della luce, non ha filtri, e in più è raffreddata, vuol dire che generalmente il rumore che si crea nelle foto anche con il cellulare quando si fanno le foto al buio si crea anche perché il sensore ha una... leggendo i dati si scalda un po' e questo genera delle correnti che vengono poi lette erroneamente, però generalmente il rumore è casuale, e quindi mettendo insieme più foto e facendo una media con dei software specifici come sono AstroPixel Processor e PixInsight, questo tende a aumentare il segnale, i colori e diminuire il rumore, perché questa foto è fatta praticamente da 120 scatti da 100 secondi, che sono è una lunga esposizione, sono 100 secondi, quindi è importante che il telescopio riesca ad annullare bene il movimento apparente del cielo dovuto alla rotazione terrestre, e in più deve seguire l'oggetto per tutta la notte, e di quelle magari 6 ore di foto che fai ne devi scegliere le migliori per poi mettere insieme, perché basta una piccola folata di vento o un aereo che passa in mezzo, qualsiasi cosa, che la foto viene scattata. Quindi si scelgono le foto migliori, vengono messe insieme, e questa foto in realtà ha un'esposizione totale di 3 ore e 20 minuti con una lunghezza focale di 750 mm, perché con questo telescopio è possibile attaccargli un pezzo davanti togliendo lo specchio secondario, e questo lo rende molto più veloce, cioè gli aumenta il rapporto tra la lunghezza focale e il diametro del telescopio, e quindi riesce a catturare molto più luce avendo una dimensione osservata del cielo molto più grande, e questo infatti è molto adatto per
Senti, per fotografare le nebulose. Per i non astrofili presenti, diciamo che sì, questo oggetto è nella costellazione di Orione. Sì, infatti è visibile da adesso in avanti, si tratta di una costellazione invernale, quindi si tratta della Horsehead Nebula, la testa di cavallo, che è questa qui. E è molto particolare perché si tratta di una nebulosa sia a emissione che a riflessione, e è uno dei target più accreditati per iniziare. Infatti io ho fatto il contrario, ho iniziato dalle galassie che sono piccole e distanti, difficili da vedere invece, però erano le cose che mi intrigavano di più, quindi poi ci sono tornato. Magari Francesco, giusto una parola per i non astrofili, il campo ripreso dalla grande divisa di dettagli, è una delle regioni, appunto, della nostra galassia, appunto, la galassia di Orione, che è sede di un'intensa formazione stellare. Tutti questi gas e polveri sono praticamente stati generati da esplosioni di stelle precedenti, e c'è una grande concentrazione di gas che dà origine a tutta la associazione, appunto, di stelle di grande massa, che appunto sono stelle molto calde, che appunto ci sono in questa zona di Orione. In buona sostanza, tutte quelle polveri scure sono tutto carbonio, e lì ci sono tutti gli elementi praticamente fondamentali che servono poi a creare la vita, insomma. Ecco. Diciamo che il sistema solare, agli inizi 5 miliardi di anni fa, era qualcosa di molto diverso da questo. Sì, molto bene. Questa qua, infatti, appena dopo abbiamo due nebulose planetarie, sono anche queste delle nebulose ad emissione, e diciamo che sono il risultato della fine di stelle come il nostro Sole, anche più grandi, ma non più grandi di 8 volte il nostro Sole, perché sennò diventano delle supernove, mentre queste invece sono gli strati esterni di queste stelle che nello stadio finale della vita, quando diventano delle giganti rosse, espellono gli ultimi strati, e quello che resta in mezzo è una nana bianca, e quello che si trova intorno sono questi gas e polveri che vengono che si espandono nello spazio. Questi oggetti sono grandi diversi anni luce, e questa qua si chiama Crescent Nebula, mentre questa qua è la Dumbbell Nebula, e anche queste sono ottenute sommando più foto messe insieme, come tutte quelle che vedremo, e sono due oggetti molto particolari perché si trovano tutti e due vicini alla costellazione del Cigno, si vedono durante i mesi estivi, e sono delle belle nebulose da fotografare, perché hanno questo contrasto tra il rosso dell'idrogeno e il blu dell'ossigeno, che vengono evidenziati molto bene anche grazie all'utilizzo di filtri davanti alla fotocamera, proprio per filtrare la luce entrante e evidenziare queste emissioni. Queste invece sono le Pleiadi, sono molto famose, sono l'oggetto più luminoso nel cielo dopo la Luna e i pianeti, e sono un ammasso stellare aperto, sono una nebulosa a riflessione, e quindi praticamente questi gas, queste polveri vengono illuminate da queste stelle, e sono molto luminose nel cielo, si vedono in questo periodo, sono riconoscibili e vengono spesso, venivano chiamate le sette sorelle, infatti a occhio nudo si vedono bene più o meno dalle 5 alle 7 stelle, e una volta per questo motivo nel passato erano utilizzate anche come test per valutare l'acuità visiva della gente in base al numero di stelle che riuscivano a distinguere, proprio perché ci sono tante stelle che sono molto vicine e vengono scambiate spesso per una sola, ma se ci
ci vedi bene, riesci, ovviamente se sei in un posto bello buio, riesci a vedere anche più stelle di quelle, se vedi più di 7 stelle hai un'ottima capacità visiva. Questa invece è una galassia, si tratta della galassia Vortice. Qua ho utilizzato il telescopio nella sua forma originale, quindi con una lunga focale, vuol dire che lo spazio, le proporzioni di cielo inquadrate qua è veramente molto piccolo. Per avere un paragone è come tenere una mina di una matita, la sezione di una mina di una matita a braccio disteso e guardarla con l'occhio. Quella è la porzione di cielo che occupa questa galassia. Ed è veramente molto difficile perché, oltre ad avere la necessità del cielo limpido e senza nuvole, che è bello trasparente, è importantissimo avere anche un buon seeing, che è praticamente il movimento dell'aria nell'atmosfera tra noi e che c'è tra noi e l'oggetto. Più è alto e maggiore sarà quel tremolio che si vede anche più nudo delle stelle. E per farne foto quello non va bene, perché ovviamente perdi un sacco di dettagli, visto che l'aria ti sposta e deforma l'oggetto. Sono poche le notti in cui questo, almeno a Gressonei, poi ci sono posti di Sfaterra che sono molto, molto migliori, e non a caso costruiscono i telescopi in quei posti, per esempio il Cile è favoloso per questo. Però a Gressonei qualche volta capita di avere queste notti molto, molto buone anche da questo punto di vista, e questa direi che è una buonissima foto come dettagli di questa galassia. Sinceramente non credevo di poter ambire a fare una foto con questo tipo di dettagli, perché è veramente molto, molto dettagliata, e lo si vede anche dalle stelle che a questa lunghezza focale vederle così piccole è proprio indice di una notte particolare. E quella anche della stampa? È quella lì, quella della stampa, sì, è la stessa. Una domanda, l'elaborazione che hai fatto? Sì, faccio io. Sei studiato un po' di... Autodidatta, anche in quello ovviamente ha aiutato da YouTube. Non ha fatto i corsi del CAP. Ma fare le CD, la calza, tutto. No, questo è fatto tutto con la fotocamera a colori. Ah, ok. Questa è un'altra galassia, una galassia si chiama Galassia Hamburger, e praticamente fa parte di un trio di galassie che si trovano nella costellazione del Leone, ed è una galassia molto particolare perché, come vedremo dopo, ha una cosa particolare, e inoltre si tratta sempre di galassia spirale, come quella che abbiamo visto prima, come anche la Via Lattea nella quale ci troviamo. Quella di prima era vista praticamente sopra, questa qua è vista di taglio, mentre nella Via Lattea ci siamo dentro, quindi siamo circondati da questo disco galattico. E anche questa aveva una buona qualità del cielo, ed è una galassia che si trova meno a 30 milioni di anni luce, vuol dire che la luce che ho catturato in questa immagine, a parte queste stelle che fanno parte della nostra galassia, ha viaggiato per più di 30 milioni di anni luce per arrivare fino a noi. Ma la cosa molto particolare di questa foto è che in realtà qua dentro, molto nascosti, ci sono anche dei quasar. E questa qua è sicuramente una di quelle cose che non mi aspettavo di poter fotografare. Sono oggetti lontanissimi, quasar sta per quasi stellar radio source, sono stati scoperti negli anni 60 e si sapeva che erano lontanissimi, ma non si capiva come potessero essere così luminosi per poter essere visti da così lontano, e alla fine si è capito che in realtà sono dei
dei galattici attivi, cioè dei infiniti supermassicci, nei quali il materiale che li orbita intorno è talmente talmente compresso e gira talmente a velocità talmente elevate che l'attrito genera un calore tale da essere diventare gli oggetti più luminosi dell'universo. Questo qua in particolare è distante 10,5 miliardi di anni luce. Vuol dire che questo pallino di luce che c'è in questa piccola porzione di cielo è un oggetto che, in cui la cui luce è partita molto prima anche solo che il sistema solare esistesse. È partita per l'appunto solo poco più di 3 miliardi di anni dopo il Big Bang. Quindi è veramente incredibile che con un telescopio, pur essendo un bel telescopio amatoriale, poter vedere della luce che è partita 10,5 miliardi di anni fa è una cosa decisamente incredibile. E questo non me l'aspettavo, l'ho scoperto per caso perché guardando così su internet ho visto che... Infatti come... cioè... No, ovviamente non l'ho scoperto io non faccio studi scientifici e le mie immagini sono puramente estetiche, quindi... però ho scoperto, guardando su delle pubblicazioni scientifiche, che quelli erano dei quasar. Poi vabbè, probabilmente ce ne sono anche tanti altri nelle immagini che ho fatto. Questi qua ho visto che... però credo che questo sia l'oggetto più lontano che io ho fotografato. Ed è veramente incredibile che si possa vedere con un telescopio di queste dimensioni, perché poi esistono telescopi enormi proprio per studiare oggetti così lontani. Questa invece è una nebulosa ad emissione, questo gas è quasi esclusivamente, a parte le porzioni più scure, idrogeno che viene ionizzato dalle stelle vicine e per questo emette luce a sua volta, ed è una nebulosa presente in questo periodo dell'anno, è sempre vicina alle Pleiadi ed è abbastanza grossa, perché questa in realtà si tratta di un mosaico di due pannelli di foto fatti in due notti distinte e poi messi insieme per creare questa... Si chiama California perché... California perché ricordarlo. Sì, assomiglia un po' alla forma dello stato della California. Perché poi c'è anche la Nord America. Sì, ce n'è. E praticamente, beh, dopo ci sarà un'immagine a grandangolare, capiremo un po' dove sono piazzate queste foto. Ma non ho fotografato solo galassie nebulose. Questa era la cometa Leonard, che è passata l'anno scorso, transitata qua vicino al Sole, nel mese di dicembre. Diciamo che Grassonei non è il posto migliore per vedere le comete, perché sono visibili quando vanno vicino al Sole, quindi si vedono bene all'alba e al tramonto. E all'alba e al tramonto, purtroppo, Grassonei c'è la valle e le montagne, quindi sono riuscito a fotografarla per poco, avevo giusto queste due ore di tempo. Questo è un piccolo timelapse delle foto in cui si vede la cometa che si sposta rispetto alle stelle retrostanti ed è diventa praticamente piano piano chiaro, perché questa è l'alba, sta arrivando la luce del sole e era veramente al limite per poterla fotografare. Sono riuscito e è stato anche questo un bel traguardo. Questa è invece la cometa Neowise, è stata protagonista di qualche estate fa,